Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 12. Amore, corri! Vieni subito qui! Arrivo! Mi misi a correre verso il bagno. Amore, positivo! Cosa? Sono incinta! Oddio, amore, è meraviglioso! Finalmente, eh sì! Meno male, una bella notizia. Andai in ufficio e chiamai il numero dell'amico di Mario. Pronto? Sì, ciao, mi chiamo Matteo. Cosa vuole? Mario mi ha dato il tuo numero. Mario, Sì. Eh? dove ci vediamo? Se lui ti ha dato il mio numero, vuol dire che è una cosa seria. Quindi tra 10 minuti vieni a casa mia e mi racconti tutto. Abiti? Vicino al supermercato, il villone che vedi subito di fianco, suona il citofono, Savelt. Perché l'altro è di altra gente in affitto. Va bene, a dopo. Andai in cucina a mangiare qualcosa al volo. Amore, ma sei sicura di essere incinta? Sì, perché? Perché è strano che già la prima volta che abbiamo provato sei già rimasta incinta. Non lo facciamo sempre l'amore, per quelle poche volte che lo facciamo è molto passionale. Ma che c'entra? Va bene, vado da un amico. Chi? Si chiama Christian. Cognome? Savelt. Cosa? Che hai? No, nulla. Vabbè, ciao. Entrai in macchina e misi in moto, e in 7 minuti ero già a destinazione. Suonai il campanello e mi aprirono. Stupenda questa casa, non ne avevo mai viste di così belle. Mi aprì una bella ragazza. Ciao, lei è? Piacere, sono Matteo, sto cercando Christian. Piacere, sono Esther, accomodati pure. Entrai in casa e mi venne incontro un uomo alto e muscoloso. Piacere, sono Christian. Ciao Christian, dove possiamo parlare? Vieni pure in salotto. Esther, se vuoi, vieni pure te. Andammo in salotto e gli raccontai ogni minimo dettaglio di quello che mi stava succedendo. E poi gli raccontai di mia moglie che non mi credeva e tutte le varie cose. Gli raccontai chi fosse mia moglie e lui aveva fatto una faccia strana. Ma vabbè, non ci feci molto caso. Poi gli raccontai dove abitavo, quanti figli avevo. Insomma, gli raccontai tutta la mia vita. Sei sicuro che tutto quello che mi hai detto sia reale? Ah, non mi credi? Io ti credo, disse Esther. Dio, una che mi crede. Non è che non ti credo, ma è tutto così strano. Non sono venuto qui per sentirmi dire le stesse cose che mi dice mia moglie. Ciao e addio. Mi alzai e lo guardai malissimo. E appena arrivata alla porta venne Esther che mi diede un biglietto con scritto sul suo numero di telefono. Io ti credo. Quando hai bisogno, dimmelo. Va bene, ciao. Andai a casa tutto infuriato. Quando mi avvicinai in camera mia,